Vi ringraziamo a tutto il popolo italiano, ma ringraziamo in più tutti voi volontari che avete dedicato il vostro tempo, il vostro cuore e avete dato anche a noi una speranza in più. L'associazione domani e zavtra, perché sicuramente domani ci sarà. Arriverà il sole e sicuramente sarà la pace. Dopo un lungo viaggio, dopo aver varcato il confine con la Polonia, sono state consegnate questa domenica mattina con una breve ma commovente cerimonia le 3 ambulanze donate a domani zavtra dirette in 3 diverse regioni dell'Ucraina. Abbiamo consegnato le ambulanze che ci sono state gentilmente donate dall'associazione di Mazzano, Nuvolento e Castelmella. È stato un progetto sicuramente complicato nella sua realizzazione, ma in questo momento siamo riusciti a consegnare le ambulanze ai referenti di Kiev, Chernigov e Leopoli. Questa operazione è stata resa possibile non solo da tutti i volontari che sono resi disponibili in questi giorni, in questi mesi, ma è stata possibile anche attraverso un contributo speciale che ci è stato dato dalla Fondazione UBI Banco di Brescia. Un ulteriore ringraziamento va all'Avis, all'Intercomunale di Darfo, che ha provveduto al recupero di una macchina particolare che viene utilizzata nel momento in cui ci sono le ferite e da esplosione, quindi questa macchina è stata consegnata insieme all'ambulanza a Kiev. E la cosa importante di questi interventi è che oltre alle ambulanze abbiamo potuto portare una quantità incredibile di materiale medico-chirurgico, medicinali e tutta una serie di beni alimentari che sono stati appunto destinati a Leopoli, Kiev e Chernigov. Le ambulanze sono state consegnate ai responsabili dei ministeri della salute delle varie città. Erano presenti alla consegna oltre ai volontari italiani ed alcuni dei ragazzi che da piccoli scendevano in Valle Camonica per le vacanze, che stanno tenendo i contatti fra Italia ed Ucraina, i rappresentanti della città di Drogobiv, cioè Vladimir Chuba, Andriy Konshuba, Artem Pashenko, responsabile della distribuzione degli aiuti a Chernigov, Oleksandr Barabov di Kiev e Rada Vernova, collaboratore della deputata Anna Purtova. Quindi ringrazio davvero tutti, ringrazio davvero chiunque di voi si sia reso disponibile per poter con il proprio talento rendere possibile questo. Grazie mille. Sono 13 volontari che fanno parte della spedizione, il presidente Diego Simonini affiancato da Mario Faccardi, membro del Consiglio, Stefania Berlinghieri, responsabile della parte medico-sanitaria della raccolta aiuti, Larissa Cruvuglia, interfaccia con l'Ucraina, Gabriele Crimella, Paolo Bassanini, Antonio Terna, Giacomo Morandini, Giulio Berlinghieri, Roberto Toninelli, Michele Raiano, Michael Costantino e Fabrizio Prestini.